L'impedenziometria è una delle tecniche diagnostiche fondamentali del mio metodo PNEI 4U. Sostanzialmente misura la resistenza che il corpo oppone al passaggio di una corrente di bassa potenza. Ci sono molti impedenziometri sul mercato, ma quello che utilizzeremo è particolarmente affidabile e utilizza 4 elettrodi, 2 sul piede e 2 sulla mano. Dopo aver accuratamente deterso la pelle, si applicano 2 elettrodi sul piede, esattamente come sto facendo io, e 2 elettrodi sulla mano. Prima di effettuare la misurazione impedenziometrica per ottenere dati di maggiore precisione, dopo aver inserito nel computer i dati relativi al peso e all'altezza del paziente, dobbiamo poi prendere alcune misure. La prima misura riguarda il braccio. Quindi la circonferenza del polso, che in questo caso è 18 cm. Circonferenza del bicipite, 30 cm. Circonferenza vita 92 cm, quindi fianchi. Circonferenza fianchi 97 cm. Passiamo alla parte inferiore, radice della coscia. Radice della coscia 58 cm. Media coscia. Media coscia 48 cm. Patellare. Circonferenza patellare 41. E infine caviglia. Caviglia 23 cm. A questo punto colleghiamo i fili agli elettrodi. I fili sono dei conduttori e naturalmente noi andremo a misurare mediante un trasduttore l'impedenza che i tessuti del corpo di Antonio oppongono al passaggio di corrente. La misurazione ci consente di rilevare dei parametri importantissimi, tra questi l'acqua totale del corpo, in particolare l'acqua intracellulare e l'acqua extracellulare, la percentuale di massa grassa, la percentuale di massa magra e il cosiddetto angolo di fase, che è un'interazione tra la resistenza e la reattanza. Globalmente, questa metodica, che fino a ieri era stata considerata una metodica di prim'ordine dai dietologi e dai nutrizionisti, perché sappiamo che il dimagrimento deve essere a carico del grasso, non ci deve più interessare di perdere peso, ma ci deve interessare perdere grasso. Oggi, grazie all'esperienza sulla fisiopatologia della matrice connettivale, grazie al test bioimpedenziometrico, noi possiamo ottenere delle informazioni importantissime sullo stato di salute delle cellule, delle membrane cellulari e sullo stato di salute della sostanza fondamentale. E questo è un valore aggiunto di grande importanza sia in fase diagnostica che in fase terapeutica, anche per monitorare l'andamento delle nostre terapie.